L'allenatore del Francavilla sulla carta non era una gara facile, perché è chiaro che nelle ultime giornate, quando si affronta una squadra che è in lotta per la salvezza, c'è sempre da lottare, da mai mollare. Arriva questa vittoria al termine di una gara molto combattuta. Sì, è stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra che qui in casa ha fatto 25 punti, quindi è una squadra che ha messo in difficoltà diverse compagini, però ripeto, penso che la mia squadra abbia giocato dall'inizio alla fine, ha creato, certo non abbiamo fatto gol nel primo tempo e abbiamo rischiato di prenderlo sulla nostra indecisione su un giro palla e abbiamo rischiato di prendere gol, però penso che al di là di tutto il risultato non faccia una grinza, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo segnato un po' tardi, però ecco, l'importante è aver portato questi tre punti a casa. Possiamo dire che l'ha vinta soprattutto lei con la scelta, il cambio di Fabrizio, un inserimento di forze fresche, è stato proprio lui a deciderla? Ho rischiato, diciamo che pareggio serviva a poco, quindi ho cambiato qualcosina dietro, ho messo due attaccanti e un trequartista e siamo stati premiati, quindi mi fa molto piacere, ma più che altro per i ragazzi, perché si impegnano e lavorano tantissimo durante la settimana. Ecco, una partita comunque vinta nell'arco dei 90 minuti, perché dopo il vantaggio avete comunque subito poco e avete rischiato anche la capitolazione per l'Isernia con un paio di ripartenze. Sì, sull'1-0 abbiamo avuto due palle clamorose per raddoppiare, però dai, alla fine l'importante è che abbiamo tenuto il risultato dell'1-0, quindi ripeto, adesso subito pronti e carichi per la prossima partita in casa.